Buonasera, bentrovati al salotto acquatico di Swim Biz. Si fa sera, ma per quanto riguarda lo stile libero si fa intensa. Dico bene a Lorenzo Zazzari? Sicuramente, ciao, ben trovati a tutti. E sì, il livello quest'anno al Sette Colli è veramente molto alto. No, ma in generale, perché ieri un certo Ceccon improvvisamente dice: vorrei passare anche lo stile libero, i 100 metri magari. Ragazzi, si sta alzando il livello. Si sta alzando il livello. Meglio così, più siamo meglio è, ci spruniamo tutti a vicenda, noi lo aspettiamo quindi. È giovane, sicuramente molto promettente. Pure tu sei giovane. Sì, un po' più giovane, ma insomma. Un po' più maturo. Diciamo, però sono sempre giovane, sì. E poi arriva Condorelli. Condorelli, anche lui. Già gareggia, esatto, con le iniziali di una società romana che è l'Aurelia. Sì, l'Aurelia Nuoto. Sì, l'ho avuto modo di conoscerlo a Barcellona e a Caleglia. Abbiamo fatto un collegiale noi velocisti. È un tipo molto simpatico, molto forte, perché è venuto da un periodo in cui non si allenava per un mese e mezzo, però comunque è riuscito a fare buone gare. Sicuramente sarà un innesto, un elemento che io penso possa fare il salto di qualità. E passiamo a te, perché insomma Zazzari, mi piace perché poco è un sibilo, bravo, sì. Io faccio il sibilo così, tanto per tu invece lo devi sibilare da altre parti. Come stai? Qual è il perché ti aspettiamo, no? Certo, devi sì. Ancora battere la campanella, o bisogna sbaglio? Ancora dare la pennellata giusta. Ah. E, no, allora, in generale sto bene. Se parliamo di nuoto, se intendiamo di nuoto, sono molto stanco in questo periodo. Sia per il fatto... normale, no? Sì, normale, preparazione. Anche il fatto che sono stato fuori casa fra gare, collegiali, in Spagna per una ventina di giorni. E io ancora non è che fossi molto abituato a questo ritmo. Quindi sono qui a gareggiare, non al massimo, però è comunque un ambiente molto stimolante. Questo non vuol dire mettere le mani davanti, perché poi sai come succede, che dicono: ah no, ma dice non sta bene, sta in forma. No, assolutamente. Quindi, se c'è uno, si tuffa in acqua sempre al massimo, ecco. Cioè per fare il meglio possibile in quel momento. Però bisogna anche essere realisti e tranquilli con se stessi, in caso non dovesse arrivare la prestazione giusta. Comunque l'obiettivo principale rimane sempre Glasgow per quest'anno, quindi wow. I conti si fanno là. Anche perché lì si fa un conto singolo e un conto di gruppo. Esatto, conto singolo e conto di gruppo. A Tarragona non ci è andata bene perché... Vabbè, può capitare. Può capitare, siamo stati bravi perché abbiamo fatto un buon tempo per il periodo, 3:14:09, però sì, può capitare. E sia a livello individuale che a livello di staffetta cercherò di dare il mio contributo e di nuotare il più velocemente possibile. Anche perché, ripeto, bisogna aprire il gas, qui non c'è la sicurezza per nessuno. No, a questo punto no. Ci sono quattro posti, si fa affollata e si farà affollata sempre di più. In futuro, sì. Però se vogliamo veramente arrivare a vincere qualcosa di importante in campo internazionale, e non intendo solo in Europa, intendo a livello mondiale, olimpico, la strada è questa, cioè per quattro posti ci devono essere tante persone e automaticamente il livello si alza. E fin qui la pennellata, quella acquatica, chiamiamola così, però mi dicono che insomma, le altre pennellate, quelle artistiche, come vanno? Vanno bene, guarda, vi ho anche fatto un piccolo pensierino. Ah, non mi emozionare. Guarda, te lo faccio vedere. Bellissimo. Uno apriamo, mettiamolo a favore per di la camera. Redazione. Sì, allora, per la redazione, no, perché la redazione è in attesa. Di una, del dipinto vero, dipinto vero. Di una prestazione, diciamo così, di natura artistica di un certo livello. Quindi non abbiamo... Questo è un acquerellino. Questo è un acquerellino fatto veloce, proprio una pennellatina. Una pennellatina. Oh. Siamo io e te. Oh. Salotto acquato su in biz. Salotto acquato, tutto allagato. No, questa la mutanda non l'ho capita. Il salvagente, no? Bellissimo. Il salotto acquatico. Buongiorno, ben ritrovati al salotto acquatico di Zaz. La sia frase di apertura. Zaz, è meraviglioso. Mi hai emozionato, non immaginavo. Un piccolo pensierino. Senti, ma hai fatto questa. Io sono un po' più tondo, eh. No, sto guardando. Mi piace anche molto. È spettacolare.
immersi nel salotto acquatico, quindi tutto allagato. È uno sibilo, spettacolo. Il sibilo, Zazz, esatto. Zazz. L'anno scorso venni a fare il primo salotto acquatico. Mi ricordo. E ne è passato di acqua. Mi ha ispirato un po', ho detto perché non fargli prima del vero dipinto. Bravo, questo lo manterremo in redazione con grande piacere, che sia l'inizio di una lunga collaborazione dal punto di vista artistico, e intanto noi comunque ti seguiamo e ti sosteniamo, perché insomma, voglio dire, ZZ, cioè c'è un debole, ZZ, il Briz, mi raccomando. Al di là delle condizioni, apriamo sempre il gas, perché io penso che sia molto anche la condizione, come dire, no? Non solo fisica, ma anche mentale. Sì, la convinzione, la libertà mentale con uno è un artista che uno così, entra in acqua. Domani c'è il 100, che è la mia gara. 50 di riscaldamento. Allora, o vediamo domani. Italico, o vi collegate con i Mecha Sacchi. No, venite, vale la pena. Venite, è meraviglioso. Il contesto, poi le finali dalle 7 in poi, con il sole che cala, merita. E sicuramente questo è quel pantaloncino che mi piace. Ma questo in realtà l'ho fatto così, non c'era un motivo. È bellissimo. Emozionati, grazie, alla prossima. Ciao. Con il signor Zazzeri e con il saluto acquatico di Swim Beats. Ciao.